Non so se ho avuto una buona idea di replicare un look di Natasha De Nona. Ma stop a te! Ciao a tutti, benvenuti a Bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a realizzare questo look. Vi dico già che non mi ci vedo per niente, perché oggi ho avuto la brillante idea di copiare un look di Natasha De Nona. Mai l'avessi fatto perché mi sento uno in imbarazzo, due ridicola perché non si avvicina neanche lontanamente al suo, però ci ho provato. Magari lo rifarò quando sarò veramente pronta a copiare uno del suo look. Ed ho usato tante novità che avevo accumulato, che avete, chi ha visto i video precedenti sa i prodotti che andrò a utilizzare oggi. Quindi niente, io vi lascio al video, ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti e se vi va seguitemi anche su Instagram. Niente, io vi lascio al video. Vi lascio al micio. Niente, stavo dicendo, vi lascio al video. Micio. Allora, come primo prodottino vado a provare questo primer di Dior. Questo è il Forever Skin Veri con l'SPF 20. Adesso vado a leggere la descrizione. L'ho comprato, non l'ho ancora provato. Dior eleva il concetto di alta perfezione e lunga tenuta con Dior Forever Skin Veri SPF 20. Il primo primer per 24 ore di tenuta e idratazione, in grado di offrire correzione, protezione e luminosità in un unico gesto. Wow! Presenta una texture sottile e fondente che corregge, uniforma, leviga e illumina l'incarnato per una grana cutanea impeccabile per tutta la giornata. Ok, quindi direi di provarlo. Vado a vedere la consistenza. Eccola. È leggermente colorato, sembra quasi una BB cream. Sì, è leggermente colorato. Oddio, che strano. Sento subito la pelle levigata, quello devo dirlo. Sì, ha un leggero colorito qui, un po' di pellicine. Cioè, onestamente, somiglia molto al Dior Backstage, dalla texture, comunque, cioè, toccandomi, sento l'effetto del Dior Backstage, quello, come si chiama, lo 001 Universal dovrebbe essere. Non lo sento eccessivamente appiccicoso. Va bene. Allora, mamma mia, non vedo l'ora di usare questa palette, non ce la faccio più! Direi di passare subito al correttore e finalmente provo i due correttorini di Clio Makeup. Sono veramente molto curiosa di provarla perché ne ho sempre sentito parlare molto bene. Io ho comprato la colorazione 07 e 010, un po' più aranciata. Bellissimo qui. Qui dice: "Ciao bellezze, dopo infinite ricerche sono orgogliosa di presentarvi il mio primo correttore fluido, Oh My Love. Dice di avere una texture leggera e cremosa, una coprenza efficace, modulabile e a lunga durata. Semplice da applicare e da sfumare, ha un finish radioso e naturale. Con un solo tocco, occhiaia in perfezione con un effetto Insta Relax. Oh my love. Ok. Che carine che sono, belline. Sì, il 10 non è eccessivamente scuro, cioè un pelo aranciato. Il packaging è troppo bello. Vado prima con il 10. Adesso io ho bagnato la mia spugnata. Come spugnetta utilizzerò la Lindalberg, potrebbe essere, perché questa punta così è perfetta per applicare il correttore in una maniera molto semplice. Stupida. Lo scovolino è minuscolo, cioè giusto secondo me. Vado giusto qui in quest'ombra maledetta a correggere un po'. Vediamo un po', ci vado piano perché non l'ho mai provato. Questa spugnetta la sto amando perché proprio riesco ad arrivare nell'angolino interno super malefico che a me è parecchio scuro. Adesso passo al 07. Forse questo è un po' scuretto, avrei dovuto prendere una colorazione un po' più chiarina, magari un tono in meno, però mi piace come si fonde con la pelle. Scusate se io guardo di là, però ho lo schermino e non so mai se sono a fuoco o meno, quindi se a volte guardo di là è per quel motivo. Se fosse stato più chiaro sarebbe stato perfetto, veramente leggero. Copro anche questo bel amico che mi è spuntato, grazie ciclo. Un po' qui, poi un po' qui. Ok, basta. Beh, direi che anche i brufoletti li copre bene. Adesso passo al fondotinta e spero di averci preso, però se ho sbagliato colorazione ho il mio salvavita. Questo è il Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation di Giorgio Armani. Io amo il maestro, l'ho detto milioni di volte. L'effetto che dà è veramente da sfilata, stupendo. E visto che ho sbagliato colorazione di un precedente fondotinta, ho comprato questo Face and Body Foundation di MAC. È il Face and Body nella versione white, proprio per andare a schiarire i fondotinta che sbaglio a comprare. Grazie di averlo inventato. Cioè, in realtà esiste da secoli, ma io l'ho scoperto adesso, ma va bene così. Ecco, è molto fluida la consistenza. Adesso ne prendo un po' perché mi sembra molto liquido, però vediamo un po' come va. Dai, forse stavolta ci ho anche preso.
Ah, ho preso la colorazione senza rovesciarlo 3. La colorazione è la numero 3. Cioè, fra le due, se uno deve sbagliare, è meglio sbagliare prendendone uno più chiaro, perché così almeno con il contouring, con il bronzer te la giochi. Allora, così a primo impatto mi piace molto di più il maestro. Comunque, l'effetto è questo. Come fa da dire Allora, prima impatto non mi fa impazzire. Vabbè, adesso continuiamo a applicare, poi vediamo. Con la punta prendo poco a poco prodotto e correggo qui intorno alle aree del naso. Oh, sarà che io ultimamente ho la pelle molto più secca del solito, ma non mi sta piacendo per niente questo fondo. Lo devo riprovare magari anche con un altro primer, perché non vorrei che anche il primer, non lo so. Cioè, sto tutto provando per la prima volta, quindi questa combo, diciamo, con il primer di Dior e il fondotinta non mi piace per niente. No, ragazzi, io non ci vedo niente di luminoso in questo fondotinta. Adesso qui sotto il correttore che ho sbagliato colorazione si vede, quindi la zona è molto più scura. Adesso cerco di sistemare. Bene, cominciamo molto bene. Che belle cose. Allora, per quanto riguarda il contouring, non ho nessuna novità, quindi vado con il mio amatissimo Contour Wand di Charlotte Tilbury. Questo ce ne basta proprio uno e due puntine e lo sfumo. Cioè, io lo sfumo subito perché comunque si asciuga abbastanza in fretta, quindi applico e sfumo. So che questi tappini qua sono orribili, però devo tenere lontani i capelli. Poco 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 sul naso. Passo subito al primer occhi perché ne ho bisogno. E visto che andrò a utilizzare una palette di Natasha Denona, voglio utilizzare anche il suo primer. Questo qui era introvabile, veramente era sempre sold out su Sephora. E questo è l'eyeshadow base. Ha il pennellino quasi come il correttore di Clio, anzi forse è proprio uguale. Adesso ne applico un po' alla volta perché anche questo non l'ho provato. Uso sempre la spugnetta dall'altro lato. E ci andiamo finalmente a fissare questa base meravigliosa. Mamma mia, è orribile. Non so dalla videocamera, ma dal vivo, cioè, sembra di avere la pelle ancora più secca di quanto non sia secca. Vado finalmente a provare questa ciprietta super bella di Dior. Questa è la Dior Forever Cushion Powder. Mamma mia, ha un packaging stupendo, il packaging più bello che io abbia mai visto. E veramente non l'ho ancora mai aperta. Il puff, non so se utilizzerò il suo puff. Comunque, ha un coperchietto, si apre. Cerco di non tenerla rovesciata, altrimenti mi cade mezzo quintale di cipria addosso. Sto prendendo prima un pennellino minuscolo. C'è la retina, cosa che non mi fa impazzire, però vedo che qui c'è molto prodotto fuori. Vado a settare per bene qui, così che io non vado a fissare proprio le lineette. Ok, stai immobile, stai immobile, stai immobile, stai immobile, stai immobile, stai immobile. Ok, proprio un velo. Ha un profumo. Sì, un po'. Ha un lieve, lieve profumino, ma veramente, cioè, svanisce dopo 3 secondi. Beh, a levigare, wow, leviga. Comunque, intanto voglio anche leggere le descrizioni della cipria. Allora, questa cipria in polvere, dalla texture fresca e setosa, si abbina al colore della pelle per ottenere un colorito uniforme, opacizzato e naturalmente vibrante in qualsiasi circostanza. Infusa di acqua e arricchita con estratto di viola del pensiero selvatica, adoro, la cipria rispetta la natura della cute migliorando la qualità dell'incarnato, testata sotto controllo dermatologico. La cosa che non capisco, qua dice che questa cipria è disponibile in 5 nuance, ma su Sephora mi dà disponibili solo queste due colorazioni, cioè come al solito noi, vabbè. Sì, l'effetto è un po' opaco, ma non troppo. Allora, sì, direi che l'effetto è sì, leviga, levigare leviga. La pelle è morbidina. Novità per me, perché è uscito da un po' e anche questo prodotto ce l'ho da un po', ma non l'avevo ancora mai provato. Questo è l'Airbrush Bronzer di Charlotte Tilbury in questa packaging wow, perché è stupendo, è gigante. Cioè, questo qui non finirà mai, spero, con quello che mi è costato. Mi dovrà durare per tutta la vita. Ma perché io vado sempre a durare i prodotti? Non lo so. Comunque, visto che non l'ho ancora mai usato, anche questo ci vado con molta calma. Faccio un po' di bronzing perché ne ho bisogno. Forse questo è un po' troppo morbido, non va bene, perché non mi sta rilasciando pigmento. Ah no, ah no. Quindi prendo il mio solito di Morphe per Jaclyn Hill. Sì, infatti. Questo è un po' più fitto, quindi riesco ad applicare bene il prodotto. Anche i pennelli comunque fanno tanto. Per questo qui di Gessap è perfetto per la cipria, ma non per il bronzer. Cioè, si sfuma in 3 secondi.
Ok, adesso posso passare al blush. Cioè, avrei tantissima voglia di usare Shiso Eilei, però per il look che voglio fare oggi non ci sta questo colorino. E vado ad utilizzare questo qui. In un video sulla pagina di Patrick Ta, applicava in un suo video appunto prima la parte in polvere e dopo andava su con quella cremosa. Voglio provare a fare questa cosa che ha fatto lui nel suo video. Quindi, oh, che emozione, non vedevo l'ora. Gli applico il mio blush. Anche questo non avendolo mai provato, prima lo picchietto piano piano. Poi sul naso, ci sta sempre. Lo prelevo sempre con lo stesso pennellino. Ah, bello luminosino. No, è assurdo. Cioè, sulla polvere non va a fare dei danni. Ilà. Sì, da quel tocco di luminosità che ci piace. Che carina questa cosa. Ok, vado a fissarmi. La la la. Prendo il mio setting spray di Huda Beauty. La. Mamma mia. Questo sentore di cocco artificiale è buonissimo, adoro. Ok, sopracciglia. Taradada. Finalmente la provo, non vedevo l'ora. Questa è la nuova matita sopracciglia di Huda Beauty ed è la Bob Brows. Da un lato c'è il pettinino, dall'altro la mina più sottile del mondo, cioè è minuscola, veramente piccolina. Ho già tolto residui di fondotinta dalle mie sopracciglia, come sapete le ho tatuate, quindi cioè io non faccio altro che andare a riempire il tatuaggio. Però questo effetto microblading adesso dopo tanto anni se n'è un po' andato, quindi il pelettino lo vado a ridisegnare. Adesso parto prima dall'esterno perché è la parte che voglio più definita. La colorazione che ho preso io è la 4 light brown. Anche qui ho sbagliato colorazione, avrei dovuto prendere una più scura. Troppo chiara. Allora mi sto alzando un po'. Sì, non sono proprio la persona più adatta a mostrare questo prodotto perché non si vede assolutamente nada. Quindi io me la uso come una normale matita perché non si vedono. Allora, eccomi tornata. Mi stavo un po' agitando. Io non devo fare video quando ho le mie cose. Comunque alla fine sono andata a prendere la mia brow pen di Anastasia per disegnare per bene. Non si vede. Cioè, ho sbagliato colore, poi la mina e cioè non... Non ho visto l'effetto pelo per pelo. Poi ripeto, ho il tatuaggio, però con la matita di, per esempio, con questa qui, anche se faccio pelo per pelo si vede. Questa qui di Huda Beauty, strano ma vero, ma per il momento è bocciata. Cioè per riempire, proprio per fare proprio la riga, ok, ma per fare pelo pelo non mi è piaciuta. Alla fine ho preso lei, va bene. Finalmente arriviamo agli occhi. Oh, la vedevo l'ora. E prendo la mia Circo Loco di Natasha Denona. Cioè è proprio bella. Esternamente esattamente come la sua scatolina, la palette si presenta così. Mamma mia, i colori sono stupendi. Colori super power, super accesi. Bella, bella da matti. Comunque io oggi voglio assolutamente replicare un look che ho visto appunto dalla pagina di Natasha Denona, perché sono impazzita. Vi metto poi la foto qui. Come primo utilizzo voglio assolutamente replicare quel look, perché sono andata giù di testa. Sono andata anche alla ricerca di un mascara lì e l'ho trovato. Quindi direi di non perdermi in chiacchiere. Prendo i miei pennellini. Ne prendo uno sottilissimo, penna. Vediamo qual è il più sottile che ho. Questo qui, il 230 Lux. Ta-da-da. E vado a prendere, credo che lei abbia utilizzato il colore Magic con questo argento. Oggi faremo una cosa molto semplice. Poi sicuramente questa palette si vedrà spesso. Sicuramente quando avrò voglia di fare un look colorato andrò a prendere lei. Comunque vado intorno alla mia piega naturale. Vado a picchiettare proprio il colore. Seguo proprio la forma del mio occhio. Qui poi prendo un pennellino angolato. Prendo questo qui che è il 317. Cioè traccio una linea come se stessi tracciando l'eyeliner praticamente. E poi mi ricollego. Mi trema la mano. Sono emozionata. Adesso che riguardo la foto è andata proprio sotto. Quindi mi devo un po' allargare. Discendo un po'. Ricordiamoci sempre che io non sono una makeup artist, magari faccio delle cose che non vanno assolutamente fatte, però voglio provarci. Oddio, vederlo così sembrava così semplice da fare.
mi sto già impallando. Vado un po' a intensificare qui il colore. Poi l'eccesso che ho sulla palpebra lo vado a pulire con un cotton fioc. Non so se ho avuto una buona idea di replicare un look di Natasha Denona. Ma sto patì! Lei arriva più o meno al centro. Allora qui ho fatto un po' di follato perché il pennellino angolato, ho fatto la cavolata di tirare l'ombretto e ovviamente un pennello così sottile con le setole un po' più rigide di un pennello normale mi ha fatto i fallout. Poi sfumo pianino 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 questo bordo qua, perché dalla foto a me non sembra che lei abbia usato un altro colore, cioè sembra la sfumatura di questo qui, anzi poi sembra proprio ricalcato, quindi adesso sfumo poco poco con un 227 di sempre di Jessup, piano piano piano. Ok, adesso che ho sfumato riprendo sempre Magic e vado a riintensificare un po' questa zona qui. Sto iniziando veramente a sudare. Adesso prendo tanti cotton fioc, prendo la mia acqua micellare, ecco, vado a pulire il più possibile. Ripulisco un po' la palpebra. Cioè vado a pulire proprio nella palpebra mobile. Ok, direi che vado a fare l'altro occhio off camera, perché altrimenti questo video dura 6 milioni di anni, e torno per applicare il nostro argento. Ecco, mi stavo anche per cadere lo specchio. 7 anni di sfiga? Vediamo dopo. Oh mio Dio, dopo 6.000 anni sono tornata. Comunque ho fatto l'altro occhietto e adesso finalmente vado ad utilizzare questo argento qui meraviglioso. Vado a fare tutta la parte argentata per completare il look. Uso sempre lo stesso pennellino, cerco di usare meno pennelli possibili perché questo qua è perfetto, è sempre il 237. Provo a applicarlo col pennello. Questo andrà su tutta la palpebra. Forse dovrò fare una parte col dito. No, vabbè. Wow, non ho fatto la cat crease perché voglio proprio vedere come esaltano gli ombretti. Questo pennellino è perfetto per fare dettaglietti. Io vado a riempire tutta la zona che ho pulito. Ok, cambio pennello, prendo questo qui di Nabla perché è ancora più sottile e ha la punta proprio appena piccola, piccola, piccola. Riprendo un attimo Magic, vado a intensificare piano piano il mio colorino, cioè con un puntino di colore proprio, che sfumando l'argento un po' mi si è perso. Adesso piego le ciglia, mamma mia, ci ho messo veramente un'eternità. Il mio piegaciglia è di Mulac, se qualcuno magari potrebbe interessare. Però io qua un paio di ciglia finte ce lo metterei. Allora, per quanto riguarda le ciglia finte, vado ad utilizzare i miei ciuffettini di Primark, perché voglio aggiungere giusto qualche tocco di volume in più. Queste qui di Primark io le compro da sempre, sono i miei preferiti. Adesso ne prendo 6 per occhio. 6 per occhio, 40 occhio. Oh Maria, aiutatemi. Aspetto che la colla si asciughi. Abbiamo prima di tutto la matitina di Patrick Ta. Allora, questo è Feeling Myself, che non è una novità, però è una novità per me. Sì, è abbastanza simile a quello che c'è nella foto, quindi direi che utilizziamo questi due qua. Allora, applico prima di tutto la matita. Questa qui è Hoshi Single, yes, yes. Vado a disegnare il mio contorno. Una volta che ho messo il rossetto, io vado con la matita sui bordi. Adesso direi di passare al tocco finale, il mascara! Allora, questo è il Violet Vibe numero 03 ed è lilla! Tiri tiri tiri, l'ho trovato! Vediamo se si vede. Non si vede molto, quello è molto più chiaro. Lì devo fare un bel po' di passate davvero.
Non è come il suo. Mamma mia, che fatica. Fare questo look è stato difficilissimo. Fra l'altro, beh, a parte che non sarà mai come il suo, questo, cioè, manca a dirlo. Diciamo che io senza eyeliner non mi ci vedo per niente. Veramente faccio una fatica disumana. È troppo strano, mi manca proprio l'eyeliner addosso. Comunque, questo qui è il look completato. È stranissimo. Sicuramente potevo fare di meglio, ma io ho dei limiti e più di tanto non riesco a fare, però ci ho voluto provare e spero che, non so, questo look un po' diverso del solito vi piaccia. Comunque andiamo subito alle considerazioni. Allora, devo un attimo riprovare questi due prodottini. Non so se sia troppo secco il fondotinta di Armani o se questo abbia opacizzato troppo. Quindi devo riprovarli separatamente con un diverso fondotinta e un diverso primer, cioè primo utilizzo non saprei che altro dire. I correttori di Clio si sono stati bene, devo dire la verità, non ho avuto problemi. Ho sbagliato colorazioni, ovviamente, l'ho presa un po' troppo, cioè l'aranciata anche va bene. Questa qui è un po' troppo scura, avrei dovuto prendere la 6 forse. Tra la 5 e la 6 sarebbero stati perfetti per il mio incarnato, però si sono sfumati bene. Per quanto riguarda il bronzer di Charlotte Tilbury, devo dire wow, perché si è sfumato veramente molto molto bene, si è sfumato da solo, è pigmentato il giusto, cioè è impossibile farci macchia con questo. E Patrick Ta, sono contentissima, non vedo l'ora di provare anche questo qui marroncino, che è questo qui, Shiso e lei. Per il momento boccio la matita di Huda Beauty perché non ci ho trovato niente di speciale, cioè io che boccio un prodotto di Huda Beauty. Comunque niente di speciale, perché almeno su di me, poi sicuramente è soggettivo perché comunque, cioè, io ho le sue braccia tatuate, quindi non avrebbe senso, quindi cioè, bisogna vedere chi non ha tatuaggio, sicuramente l'effetto sarà diverso. Matita di Patrick Ta assolutamente promossa, non ci sta bene con questo look, avrei dovuto scegliere qualcosa di più rosato, però secondo me ci può stare. Anche Kingster mi è piaciuto un sacco, cioè insieme stanno bene, con un altro look starebbero ancora meglio secondo me. Palettina di Natasha Denona mi è piaciuta un sacco, ovviamente, per quei due colori che ho utilizzato. Adesso vi faccio anche gli swatches degli altri colori. Allora, questi qui sono gli swatches della prima fila. Chocon, questo qui è mondiale, è stupendo. Questo qui, Cotton Candy, si vede appena appena, ma è un rosatino. Questa qui è la nostra seconda fila. Che belli. Questo qui è Electric, Green, Cannon, Flip e Fun Tomine. E questa è la nostra ultima fila. Abbiamo Spiral, Magic, Aeralis, Act e Joker. Che belli sti colori insieme, mamma mia. Mi piace come sono predisposti. Cioè, questa palette è troppo bella. Mi piace lo schema colori. È proprio particolare. Bella 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 bella, sono proprio contenta di averla presa. Mamma mia, faccio una fatica a vedermi questo make-up che è incredibile, faccio veramente una gran fatica. Comunque spero tantissimo che questo video vi piaccia. Sicuramente questi prodottini li devo riprovare perché così a primo impatto non riesco a farmi un'idea personale. Questo è il look completato. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto un po' di compagnia. Vi mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.